Yeah, 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 yeah. Allora, oggi pane dolce, perché il martedì facciamo il pane dolce e farine integrale, esatto. No? Come abbiamo iniziato, che non vuol dire farine con meno gusto, anzi direi posso anche far più ricco. Vedere cosa certo. Facciamo oggi, perché io non avevo capito finché non ho visto. Guardate questo pane brioche, possiamo chiamarlo. Sì, brava. Pane da colazione. Ecco qua, vi insegneremo proprio a fare questo. Con il miele, lo zucchero. Con il miele, lo zucchero, sì. Sano, buono e buono, genuino. Molto divertente. E lo facciamo con? Allora, lo facciamo con 300 g di farina di grano tenero tipo 2, che è considerata una semi integrale, 200 g di farina integrale di grano tenero, 150 ml d'acqua, 75 g di lievito madre, 10 g di lievito fresco di birra, 3 uova, 35 g di miele, 150 g di burro e qui e 10 g di sale. Parliamo un attimo delle farine. Bravissima, eh. Noi continuiamo il nostro viaggio all'interno delle farine. Qui davanti a noi abbiamo tre farine considerate semi e integrali. Partiamo dalla tipo 1. Questa. Si differenziano per fondamentalmente la quantità di ceneri, quindi di fibra per semplificare, all'interno della farina. La tipo 1 che stai facendo vedere contiene un massimo di lo 0,80% di ceneri all'interno. La tipo 2 è un po' più ricca, quindi lo 0,95%. E la farina integrale ha un minimo di 1,30 fino ad un massimo di 1,70% di ceneri. Ricordiamo che la forza delle farine è una cosa, quindi ricorda le proteine all'interno della farina. Invece la bianchezza e la classificazione legislativa che viene fatta sulle farine avviene proprio in relazione alla quantità di fibre. Quindi l'integrale naturalmente è la più ricca di fibre, non solo, ma di strato aleuronico, che è quella parte intermedia tra la parte bianca interna del chicco e la parte più esterna, dove all'interno ci sono poi tutti i sali minerali, le vitamine idrosolubili e tutti gli oligoelementi. Poi è presenti. Molto importante, ad esempio, no? Perché uno pensa subito alla farina integrale, a me piace molto mischiata invece alla farina bianca, in modo che il gusto sia un po' ancora più, diciamo, di abitudine, e nello stesso tempo ci abituiamo però via via anche a usare le farine integrali. Certo, ma anche quindi, lavorabilità. Anche la lavorabilità, perché se usiamo solo le farine integrali è più difficile, quindi il mix è perfetto. Certo. Grazie a Fulvio Marino, zia, da Fulvio Marino. Oggi veramente abbiamo raccontato, ci siamo divertiti. Bello, sì. E adesso facciamo un do. Risotto al barolo, tanta roba, roba tua. Avete visto, facilissimo da fare, importante usare un buon vino. Un buon vino sempre. Perfetto, allora adesso facciamo i fiocchi al miele, i fiocchi di pane al miele. Sì, che è un fioccone, capito? Esatto, fioccone. È proprio un'idea per utilizzare questo impasto integrale, ma anche un po' briosciato, per fare una bella, io dico colazione, ma non solo, perché poi dopo merenda. Li assaggerai e sarà una roba. Allora, utilizziamo il 40% di farina integrale su questo impasto, certo. Quindi 200 g di farina integrale macina completa e 300 g di farina di grano tenero tipo 2, che comunque è considerata sempre una semi integrale. Poi mettiamo il nostro lievito madre, 75 g. Allora, se mangiamo integrale, soprattutto tutti i giorni, è bene utilizzare, se possibile, anche il lievito madre, perché il lievito madre, con la sua acidità, c'è un processo che si chiama fitasi, non andiamo troppo nel tecnico, ma il lievito madre permette effettivamente di far fruire al massimo tutti i sali minerali che sono presenti nelle farine integrali. In questo caso ne mettiamo 75 g e poi mettiamo 10 g di lievito di birra. Mettiamo le uova, che in questo caso sono tre uova medie, sono circa 60 g l'una, quindi sono 180 g di uovo. E poi andiamo con l'acqua, che sono 150 ml, e noi ce ne avanziamo un pochino per dopo e aggiungere il sale. Naturalmente io faccio vedere l'impastazione a mano, quindi con la ciotola e il cucchiaio, proprio perché così la possiamo ricreare tutti a casa con un po' di pazienza. E soprattutto io dico sempre, il pane è anche un po' terapeutico. Assolutamente. Nel senso che ti metti a impastare. Lo abbiamo visto, noi adesso abbiamo detto che un anno fa, ci sentivamo sempre al telefono, ti ricordi, sì, Fulvio? Molto bene. È iniziata la pandemia, sono iniziate anche, stando lì, tantissime dirette attraverso i social, certo. Dove si insegnava a fare il pane, dove il lievito era diventato praticamente introvabile, no? Ma perché? Non perché la gente improvvisamente, perché impastare comunque aveva anche un senso consolatorio, il fatto di mettere le mani in pasta, di avere un po' di tempo per dedicarsi, no, a delle altre cose. Richiede del tempo, richiede la lievitazione, richiede l'attesa, no? Che l'attesa, è una
tesa, poi ti fa entrare nel flusso, esatto, no? mentre ripassi. E noi abbiamo insegnato a fare il lievito madre, mancava il lievito e abbiamo insegnato a fare, tu l'hai insegnato, ma l'hai insegnato soprattutto in Italia, vero? Mai anche tu. Facevamo... Quindi continuiamo ad impastare, alla fine mettiamo un po' di miele, sì. Eccolo qua, che è un ingrediente fondamentale. Anche questo, un po' come il fatto di usare il lievito madre. Qui non dico che è obbligatorio, però insomma è meglio, perché con le farine, certo, integrali, il miele... Assolutamente sì. Io tra l'altro utilizzerò anche, consiglio di utilizzare, anche una melata di nocciolo, esatto, che ricorda un po' anche infatti le mie terre. È un miele terre. Scuro questo. Sì, la melata, sai, la differenza tra il miele deriva dai fiori, le api, invece dal gambo dei nostri noccioli, in questo caso, fanno questo miele, questa melata meravigliosa, che è un po' meno dolce ma è molto buona, soprattutto con le integrali va molto bene. Quindi mettiamo il sale, un goccio d'acqua, un goccio d'acqua, continuiamo ad impastare e quando abbiamo fatto assorbire il sale la nostra ciotola incomincia a diventare pulita, sì, dopo la lasciamo ancora un attimo lì, okay. Andiamo ad aggiungere il nostro burro morbido a pezzetti in questa maniera, sono 150 grammi, quindi ci sporchiamo anche un po' le mani. Però fa bene, certo. Guardate che il burro alle mani fa bene, ammorbidisce. E continuiamo ad impastare facendolo assorbire lentamente. Naturalmente se utilizziamo l'impastatrice abbassiamo la velocità al minimo e piano piano facciamo amalgamare il nostro burro. Ok. Lo mettiamo qua, intanto lo facciamo lievitare per circa 2 ore a temperatura ambiente. Eccoci. Io qua ho preparato un po' di impasto che deve appunto lievitare a 2 ore a temperatura ambiente. Ci prepariamo il nostro tavolo e qui andiamo a fare, lo spolveriamo leggermente in questa maniera. Questo è il gesto che, ecco, Alfio sta copiando, cercando di copiare per far colpo la sulle farina, donne. Mai così, in questo modo, perché crei dei grumi, solchi di farina, ma sempre... Tu vedi? Ha copiato me, lui. No, non no, io Fulvio Marino. Mamma mia, ormai è diventata... Una bellissima scenetta. Invece è diventato comunque un gesto consueto. È come quello che butta il sale, come esatto, si chiama, vero? No? Così è, tutto quello così. È turco. Però questo ha un turco, senso importante. No? Anche mentre, il sale. Sì, anche il sale lui fa così, però... per le grigliate, lui si occupa di carne, così. Certo. Però ormai è diventato invece un gesto abituale. Lo spolvero della farina, vedi, è proprio importante, vedi, che gli diamo un velo e non andiamo a creare dei mucchi di farina che poi non ci servono. No, che Alfio lo trova sexy, quindi per quello che vuole impararlo, hai capito? Stendiamo il nostro impasto così, io possiamo anche usare il mattarello, ma in questo caso è talmente morbido che non è servito. Lo creiamo un grande rettangolo e poi col nostro miele o la nostra melata andiamo a riempire una parte anche abbondante, in questo caso. Poi, siccome parliamo delle integrali, io utilizzo uno zucchero anche integrale, che è un moscovado, ma ce ne sono tantissimi, di tantissime tipologie. L'importante diverse. È che sia realmente di zucchero di canna, perché tante volte si trova poi lo zucchero che tu lo rompi. Sempre zucchero di canna, ma l'importante è che sia realmente integrale, perché quello che noi conosciamo come zucchero di canna, grezzo vuol dire poco, vuol dire quasi niente. No, ma poi se tu lo rompi sotto c'è il bianco. Perché è zucchero di canna raffinato. Quindi... col caramello. Anche lo zucchero è importante, è importantissimo. Esatto. No, lo dico perché tante volte uno pensa di comprare lo zucchero di canna, questo qui, e invece un'altra cosa, poi ognuno fa quello che vuole. Certo, di però è importante. Saperlo. Questo è uno zucchero integrale moscovado. Poi prendiamo il nostro rettangolo e lo ripieghiamo su se stesso. Semplicissimo, andiamo ad aggiustarcelo e poi con un tarocco, io tolgo solo questa che poi riutilizziamo, ma per farti vedere, andiamo a creare delle striscioline. In questa maniera ci prendiamo la nostra teglia e la strisciolina andiamo semplicemente a piegarla come fosse un fiocco. A 2, a 1 possiamo fare, vedi, io adesso gli ho dato più giri, ma possiamo anche dargli solo un giro in questa maniera. Eccole. E le mettiamo a lievitare fino a quando non raddoppiano di volume. Vedete la pazienza anche del fare il pane o le... Bisogna aspettare, devono lievitare. Sì, e poi a seconda della casa, della temperatura che abbiamo, certo, può cambiare tutto. E quindi ogni nostro laboratorio domestico ci dà dei tempi differenti. Quindi agiamo sempre sul volume. Però vedete, il doppio, quando lui dice il doppio, deve essere il doppio. Esatto, perché... mettiamo sempre un po' di zucchero integrale sopra. Vedi che intanto loro lievitano e si attaccano quasi e andiamo in forno. A 190 gradi per 15 minuti. Anche qui dipende dal nostro forno. E queste, che sono i nostri fiocchi di pane che poi in cottura colorano
e si allargano ed eccole qua. Guarda che meraviglia. Ce le mettiamo qua. Possiamo naturalmente anche congelarle, no? Se ne facciamo certo, tante. Anche perché dati i tempi di lievitazione, eccetera, è meglio farne un po' di più, metterle a congelare e poi anche come merenda a scuola, sì, quando si potrà andare. Si potrà, ma anche in DAD, no? Uno esatto, arriva, è meglio mangiare una cosa sono così. Sono sane, buone e soprattutto molto, molto semplici da fare. Posso vai, è certo. Siamo lì, sono lì apposta. Che la morbidezza, anch'io. Assaggio perché la prova di assaggio è sempre. E poi l'integrale col miele. Buona. Si sente tutto, il miele, la melata. Questo a tutti i bambini che sono a casa, dai. Dedicato a tutti i bambini che sono a casa e che non riescono ad andare a scuola. Con grande dispiacere, perché certo, diciamo la verità. Noi li facciamo due coccole con le nostre. Due coccoline, fateli per i vostri bambini a casa. Grazie Fulvio, grazie molte.